questa conferenza stampa della presentazione della stagione 2021-2022 della Paganese Calcio. Siamo in diretta attraverso il supporto tecnico di Radio Base della presentazione di questa nuova stagione calcistica. Dopo la riammissione della Paganese, grazie al lavoro, all'equipe delle studio dei tributuristi, sia dell'avvocato Lorenzo Lentini e di Vincenzo Spera, di tutto lo studio legale di entrambe di questo pool di avvocati, si è riusciti ad ottenere quello che era giusto, ovvero la riammissione in Serie C da parte della Paganese. Quindi riparte la stagione, l'abbiamo fatto con questa conferenza stampa che andiamo ora ad iniziare, cui interverranno il presidente della Paganese Trapani, il neo direttore sportivo del coordinatore dell'area tecnica Cosimo Deboli, un ritorno per lui dopo 6 stagioni di lontananza da casa, e poi l'amministrazione comunale, presente il sindaco Lello De Pisco e l'assessore Pietro Sessa. Grazie a tutti gli intervenuti, i colleghi della carta stampata e dei vari siti e delle emittenti. Grazie, prima di iniziare vogliamo ringraziare ancora una volta a nome della società il direttore sportivo Guglielmo Accardi, dopo 3 anni di lavoro, persona corretta e professionale a cui va ancora una volta il nostro in bocca al lupo per la sua carriera professionale. Bene, è tutto, lascio la parola al presidente Trapani innanzitutto e poi diamo spazio ai colleghi. Buongiorno a tutti, si riparte da una nuova stagione, speriamo e siamo convinti con un rinnovato entusiasmo dopo tutte le vicissitudini che abbiamo passate e fortunatamente siamo riusciti a superare. Siamo qui per programmare una nuova stagione cercando di fare un campionato che ci possa far soffrire di meno, viste tutte le sofferenze che abbiamo passato quest'anno, spero che bastino e quindi questa stagione possa darci qualche soddisfazione e ci possa far divertire a noi, a tutti i tifosi e a tutta la città di Pagani. Quindi ringrazio tutti per la presenza e sto a disposizione. Chi vuole intervenire si presenta, domanda. Campitello della Gazzetta Rossa. Buongiorno a tutti, un saluto particolare al sindaco. Buongiorno. Benvenuto per la prima volta qui presente all'assessore e anche un mio amico e compaesano sul piano della ruralità. E poi abbiamo il magico Cocchino. Il presidente sta sempre accendere l'aria di rigore, quindi stiamo a posto e siamo tranquilli. Si parla di rilancio, alle prime parole del presidente si parla di rilancio. Il rilancio viene non soltanto alla Paganese, ma attraverso tutta la città. Quindi tutta la città, ognuno di noi deve avere il proprio impegno. L'impegno qual è? Da parte del sindaco, la costruzione di un progetto strutturale e naturalmente la parte strutturale sarebbe la tribuna, guardare un po' la curva dall'altro lato se è possibile, e la gestione a lungo andare, perché dovuto al fatto che la Paganese appare lontana dai tifosi, che c'è la sede decentrata dove io quotidianamente vado a rinforzarmi sul piano psicologico, ma ci vorrebbe una sede, se possibile, verso Pagani e naturalmente lo stadio per fare gli allenamenti qua. Queste poi sono delle cose importanti. Si siete d'accordo? Bene. Grazie al... Rispondo io, rispondo il sindaco. Prima dal campo deve rispondere il sindaco. Sono felice della domanda del dottore Campitiello che mi dà la possibilità di rispondere qual è l'impegno dell'amministrazione che poi di riflesso si ripercuote sul buon esito anche della Paganese Calcio. Certamente c'è un impegno già sulla tribuna coperta,
anticipo quella che potrebbe essere la domanda e sarò schietto nella risposta e sincero come sempre. La tribuna coperta ha avuto un momento di stallo perché praticamente il progetto non adesso senza dubbio dico che era sbagliato, l'amministrazione attraverso anche un suo consulente aveva individuato un collaudatore che potesse firmare i calcoli progettuali, questi calcoli non sono stati firmati perché non c'è stato accordo tra chi aveva fatto il progetto, tra chi doveva eseguire l'opera, per cui non c'era stabilità progettuale che metteva a rischio e a repentaglio l'incolumità dei tifosi che avrebbero, come dire, frequentato la tribuna. Per cui in questo momento il Comune ha fatto richiesta direttamente alla Regione Campania, dove saranno riversati i soldi, perché in tutto questo il finanziamento è saldo, che è la cosa principale, farà richiesta di costruire la tribuna in proprio. Quindi questi soldi vorremmo che fossero gestiti direttamente dal Comune di Pagani e eventualmente fare un progetto. Mi spingo perché già ne ho parlato sia con l'ingegnere che con l'assessore ai lavori pubblici nel dire che potremmo mettere anche una piccola differenza per garantire, voglio dire, quello che mancava dal progetto iniziale. Dico pure che c'è un progetto che è in itinere di nuova videosorveglianza e del nuovo impianto di illuminazione, perché noi dobbiamo garantire per lo svolgimento regolare del campionato anche una nuova illuminazione, come ben sa il presidente Trapani, per cui ci siamo impegnati e abbiamo richiesto un finanziamento che ci sarà accordato di 250.000 euro per fare sia la videosorveglianza sia l'illuminazione, perché dobbiamo aumentare la potenza. Così come nel triennale per il 2022, non tanto la curva sud quanto la curva nord sarà rimossa per farne una, perché i tubolari non sono più previsti, la nuova normativa, per farne una in cemento, quindi ci sarà, abbiamo già programmato 400.000 euro per fare quella nuova curva nord. Così come ci sono dell'impiantistica corredata al Marcello Torre, dove tra campi di calcetto e strutture sportive anche foresteria, per cui diciamo che complessivamente il Comune di Pagani mette in campo da qui al triennale un'operazione da 4 milioni di euro. Questo ovviamente non lo dico soltanto in questa sede, il Presidente lo potrà confermare, è stato anche oggetto di una mia missiva direttamente in fase di redazione del ricorso alla Commissione Tributaria sia alla Commissione Covisoc, per cui è stato scritto nero su bianco, e se l'ho scritto nero su bianco è perché ne ho parlato con gli uffici ed è tutto tecnicamente diciamo approvato. Detto questo, per cui c'è il massimo impegno. È ovvio che l'impegno non è soltanto di natura strutturale, c'è un impegno sociale. Per noi la Paganese, voglio dire, è il veicolo al momento pubblicitario maggiore che ha la città di Pagani, insieme ovviamente ai Santi che tanto ci sono cari e alla Madonna delle Galline, è il veicolo importante sociale per la città di Pagani. Per cui, per quello che può fare un'amministrazione, sollecitare le forze locali, ma anche non locali, nell'aiutare la Paganese Calcio, io lo dico io apertamente, a fare il salto di qualità, perché dopo tanto tempo non vogliamo più soffrire, vorremmo fare un campionato di vertice, vabbè, tecnicamente se la vedrà il presidente con il direttore, però noi dobbiamo dare il nostro contributo come città, sia politicamente sia a livello imprenditoriale, per cui la mia presenza e la presenza anche dell'assessore Sessa, assessore allo sport, è un impegno che prendiamo a far sì che gli imprenditori possano dare una mano al presidente Trapani. Innanzitutto Raffaele, auguri, congratulazioni, ci sei riuscito ancora una volta. Io non sono uno che tecnicamente
conosce il calcio. Io venivo a vedere la Paganese qualche anno fa perché trascorrevo un pomeriggio. Vorrei tornarci, ma per tornarci significa non devo venire a soffrire. E cioè, per cui cosa ti chiedo? Una squadra che non sia di primato, ma che non sia neppure di sofferenza per la salvezza. Una squadra che sia degna di portare il nome in alto della Paganese, che io ero tifoso, e che ci faccia divertire la domenica pomeriggio. Poi che cosa consiglierei di fare? Io dico sempre con il sindaco, la mia attività oltre a quella di giornalista quarantennale, ormai vecchio e stanco, ma ancora sui marciapiedi perché amo questa professione, ho insegnato per circa 40 anni. Quindi ritengo che innanzitutto la pubblicizzazione fra i ragazzi sia essenziale. Cioè noi dobbiamo coinvolgere i nostri ragazzi ad amare lo sport, amare la Paganese come società rappresentativa, ha detto bene, rappresentativa della città, di una città che ha bisogno di veicolare la propria storia, non solo calcistica, ma la storia architettonica, la storia vera di questa città. E la Paganese può essere un veicolo trainante. Questo lo devi fare tu, chiama chi vuoi, se vuoi chiedi anche, chiama pure me, sono disponibile senza alcun problema. A me quando si parla di veicolare la città ci sono sempre, però dobbiamo portare i ragazzi ad amare lo sport, ad amare la Paganese, a tentare di fare una scuola calcio per i ragazzi di Pagani e non tenerli per la strada né in piazza Sant'Alfonso a giocare a calcio e pubblicizzare. Nelle scuole chiediamo i permessi alle dirigenti di presentare la squadra della Paganese negli istituti. Ricordo a me stesso, qualche anno fa, io ho insegnato per circa 28 anni a Castellammare di Stabia, in una zona molto particolare che è a Caparrina. Forse qualcuno che ha l'età mia sa che cosa è la Caparrina, in una delle zone più degradate di Castellammare. Allora che cosa mi inventai? Mi inventai di portare la Juve Stabia all'interno della scuola. Fu un successo. I ragazzi, quando videro i loro calciatori che vedevano solo da lontano, videre e poter parlare con loro, i calciatori della Juve Stabia vennero ad avere un incontro con i ragazzi e si trattennero per alcune ore, ma questo lo facevamo sistematicamente a distanza di alcuni mesi, stante chiaramente gli impegni della squadra. Perché non parlo pure a Pagani? Perché non chiedere ai dirigenti scolastici di portare i ragazzi a avere un incontro con la squadra? Questo che cosa significa? Significa che il ragazzo la domenica pomeriggio vuole vedere i suoi campioni giocare a calcio, quindi convince il padre, convince il fratello, la sorella a venire allo stadio. E potrebbe essere che ancora rivedremo lo stadio Marcello Torre, gli spalti gremiti come erano una volta. Perché negli ultimi tempi, credo che purtroppo per te sei rimasto solo tu a mantenere sta barca e fortunatamente l'hai mantenuta in mezzo alla tempesta sulle onde, e di questo ti sono grato a titolo personale e, se mi consenti, come rappresentante di una piccola fetta di questa città che ancora ama lo sport e la Paganese. Grazie Raffaele. Allora, noi per il progetto delle scuole l'avamo iniziato 3 o 4 anni fa ad andare con i giocatori, a creare anche un pacchetto famiglia che i ragazzi non pagavano per venire allo stadio, una riduzione ai genitori. Eravamo già avviati su quel progetto, poi per la pandemia e quello che è successo ci siamo dovuto fermare ed è nostra volontà e intenzione riprendere questo percorso perché riteniamo, come hai ben detto, una cosa importante far crescere i giovani vicino alla Paganese. Per quello che riguarda scuole calcio, noi pensate che abbiamo un settore giovanile che si allena a Cercola perché effettivamente abbiamo problemi di strutture e con il sindaco, che ringrazio infinitamente perché veramente si sta impegnando e ci sta dando una mano, e questo mi dà grande forza di capire che veramente qualcosa di buono possiamo fare.
e fare una convenzione per lo stadio Marcello Torre che ci possa permettere di fare il manto sintetico di ultima generazione, laddove intanto i tifosi possono vedere la propria squadra allenarsi, viverla quotidianamente e creare quel senso di appartenenza che uno ha sempre voluto, ma che purtroppo per necessità di calcio non possiamo avere adesso, perché se noi ci allenassimo tutti i giorni su questo campo in erba in questo momento lo rovineremo e non potremo fare le gare. Quindi c'è già un'intesa con il sindaco, alla fine fortunatamente adesso possiamo parlare di progetto e di futuro, perché ci eravamo fermati un attimo visto quello che era successo alla fine in fase di iscrizione. Oggi fortunatamente siamo iscritti al campionato, abbiamo fatto valere per l'ennesima volta le nostre ragioni e quindi stiamo riprendendo tutti i discorsi che avevamo e che il sindaco ha dato disponibilità fin dal primo momento a voler affrontare, perché come me è tifoso della Paganese, siamo paganesi e sentire sempre la nostra città denigrata è un qualcosa che ci fa male al cuore, quindi lui avrà un peso maggiore perché si deve occupare a 360 gradi un po' di tutti, io minore perché solo per il calcio, però effettivamente vedo che ha voglia, determinazione e sono convinto che sia per quello che riguarda lui e nello stesso tempo anche per quello che riguarda la Paganese già sta mostrando un notevole impegno, il che ci spinge e quello che deve spingere adesso anche a sensibilizzare tutti i paganesi, che non deve essere solo una frase di dire Presidente non soffriamo, non soffriamo. Se uno non vuole soffrire ha la consapevolezza che questa società ha bisogno di aiuti concreti per poter costruire una squadra che non possa soffrire. Ognuno nel suo piccolo, senza rovinare nessuno, deve dare il suo contributo, sia esso in una piccola sponsorizzazione, sia esso nell'abbonamento, sia esso nel venire allo stadio. Perché siamo paganese, io vedevo tanta gente che neanche sa la Paganese che cosa faceva, chiedermi in fase della problematica che abbiamo avuto, ma ce la facciamo, ma ce la facciamo, ma ce la facciamo, perché alla fine possiamo dire quello che vogliamo, ma siamo paganesi, rimaniamo tali e moriremo tali. Quindi spero in uno scatto di orgoglio di tutta la città a far sì che la Paganese possa iniziare anche in C1 a fare campionato un po' più da protagonisti che effettivamente sempre da lottare fino all'ultimo. Per fare tutto questo c'è bisogno di un aiuto concreto di tutta la città. Abbiamo una forza, ma non lo dico perché è la verità, perché abbiamo un sindaco che veramente si sta dando da fare per darci una mano e questo a me mi conforta tantissimo, ti dà quella forza, abbiamo quell'entusiasmo dopo una salvezza al 97esimo, un'altra al 300esimo, alla fine voglio dire c'è quella rabbia e quella voglia di fare bene e siamo convinti che possiamo fare bene. Quindi dietro di questo spero che il prossimo passo può essere quello di definire una convenzione con il comune pluriennale che ci possa permettere di creare la struttura laddove possiamo fare la scuola calcio, possiamo fare il settore giovanile, possiamo far allenare la prima squadra, possiamo dare anche spazio, perché no, a qualche altra attività locale che potrà aver bisogno del campo momento in cui c'è la disponibilità, essendo in sintetico, e quindi creare quel senso di appartenenza a Pagani come ai vecchi tempi quando si sono fatti i campionati, perché io sono il primo a dire per creare l'entusiasmo c'è bisogno di una squadra forte, c'è bisogno di una squadra che entusiasma la gente. Ormai fare il campionato per salvarsi all'ultima partita, sono io il primo a dire non entusiasma più, però ci dobbiamo rendere conto che il campionato di Lega Pro è un campionato difficilissimo e per noi salvarci ogni anno è stato come vincere la Champions League. Adesso se vogliamo alzare l'asticella, e la vogliamo alzare perché c'è la volontà di alzare l'asticella, sono convinto che con il supporto dell'amministrazione comunale, la sensibilizzazione in alcuni imprenditori e la città tutta ci dia una mano, io sono convinto che Pagani si può togliere delle grandi soddisfazioni. Buongiorno, salve. Mi sembra di capire che questo sia una sorta di anno zero, perché si riparte comunque da capo dopo tante paure che abbiamo vissuto nel giro di pochi mesi, e sarà forse gioco forza l'anno del rilancio sia a livello societario che strutturale e forse anche sportivo, perché il Presidente diceva c'è il sindaco che mi sta a fianco dalla sera alla mattina, abbiamo voglia di alzare l'asticella, e poi è arrivata la notizia dell'ufficialità del ritorno del direttore Deboli che è abituato a vincere. A questo punto la palla è del Trump, al Presidente e al direttore, visto che il sindaco vuole vincere pure.
rispondo prima io e poi passo la palla a lui. Il fatto di vincere, non c'è persona, penso, né qua dentro né al mondo che non voglia vincere. Sappiamo le difficoltà per vincere. Se uno chiede aiuto e chiede sostegno è che è proprio propedeutico per poter vincere, perché per poter vincere c'è bisogno di giocatori di un certo calibro, c'è bisogno di investimenti importanti, e quindi io da parte mia sono convinto che se questo aiuto ci sarà noi cercheremo in tutti i modi di fare un campionato all'altezza delle situazioni. Poi tecnicamente passo la palla al direttore. Buongiorno a tutti. Che dire? Che dire? Non ho resistito a ritornare a casa. Conoscendo il presidente Trapani, non me lo sono fatto dire la seconda volta, perché siamo stati una serata a telefono, ci siamo salutati, il giorno dopo mi sono trovato nella sede. Questo è affetto verso la persona, perché sappiamo che siamo partiti insieme per un progetto importante. Però quando prima sentivo vincere, calma, e Cocchino c'ha le spalle larghe. Bisogna fare un discorso importante per la città, aggregazione sociale. Sono onorato di stare su una scrivania con il sindaco e con l'assessore, che ho conosciuto da poco. Forse quando noi facevamo campionati a vincere erano ancora Giovincelli, penso io, no, dall'età, sindaco? Si facevano le guerre, però sono onorato di stare qui, ringrazio il presidente della società che mi ha rivoluto, torno più forte di prima, perché conoscendo ogni centimetro di quella che è la realtà di Pagani, se faccio qualche errore, io sono stato sempre il tipo, calcisticamente parlando, di ammetterlo. Forse oggi ne farò di meno. E essendo che questo è un girone, un campionato dove dia lustro non a Pagania ma a tutta l'Italia meridionale e isole comprese, io sono convinto di poter fare un buon lavoro lavorando tutti insieme. La città, i tifosi, la proprietà. E che gente che deve stare vicino, l'avete detto voi, ma è stato sempre un discorso che abbiamo fatto. Se il presidente ha una mano in più si può crescere il tasso tecnico della squadra. Già il fatto che è l'unico che ha da 15 anni, sta in Lega Pro continuatamente, non l'ha fatto nessuno in Italia, no, in Italia. E quindi questo è un vanto che a lui e tutti quelli che lo hanno accompagnato. Quindi io da questo momento, anzi sono già due giorni che sto lavorando sott'acqua, perché io sono abituato, forse voi avete meno lavoro, nel senso che volete scrivere, volete fare. Io faccio scrivere quando già il gatto è nel sacco, se no si perdono. Abbiamo avuto pure una dimostrazione che il Messina Calcio, da dove provengo, si sono appropriati di qualche giocatore che avevo fatto io al momento l'iniziativa. Siccome noi siamo Pagani, ho onorato adesso che sto a Pagani, Messina, perché ha fatto la Serie A, allora i giocatori stupidi, dice Messina, però vai a vedere come ti trattano a Messina, fin quando sono stato io avanti calcio. Uso il condizionale nel senso perché cacciare fuori dallo spogliatoio il presidente. Come? Sì, uno che si presenta e dice che sono il padrone, tu sei padrone a casa tua, nella concessionaria, vendi macchine. Qua ti sei affidato a me, sono io il responsabile. Quindi sono stato chiaro, il presidente poi mi conosce, con un po' di esperienza in più tutte e due, sono convinto che possiamo fare un grande lavoro. Tutto qui. Buongiorno, innanzitutto mi scuso per essere arrivato tardi per motivi familiari. Non ho, avuto modo di poter ascoltare l'intervento del sindaco dall'inizio, però sono convinto che abbia chiarito più di una volta, secondo me in modo abbastanza chiaro, che i fondi per quanto riguarda la tribuna coperta ci sono e rimangono comunque a disposizione dell'amministrazione, per cui non sono stati sperperati. Credo che questo sia stato chiarito in questa sede. Allora, i fondi sono a disposizione dell'ARU, che era la società che ha seguito le universiadi.
questi fondi saranno chiusa diciamo l'operazione ARU, saranno ritrasferiti alla regione. Noi abbiamo fatto richiesta alla regione di affidarli direttamente all'ente comune. Mi devo vedere anche in settimana, c'è stato il problema delle ferie non mie ma dei dirigenti regionali, per fare questo passaggio e quindi progettare noi in prima persona come ente comune l'operazione tribuna coperta. Ne approfitto di questo perché ho dimenticato di dire una cosa, che nell'operazione rifacimento in cemento della curva nord libereremo la pista di atletica, per cui daremo anche nuovo vigore alla pista, e questo dare nuovo vigore alla pista vuol dire nuovi finanziamenti sempre per il Marcello Torre, anche perché mi auguro che arriverà anche una medaglia in queste Olimpiadi per l'atletica paganese, per cui anche su questo stiamo lavorando. Bene, io ringrazio il sindaco, ovviamente faccio i complimenti al presidente Trapani, perché la maggior parte della gente di Pagani credeva poco in questo miracolo, perché comunque c'erano stati voci che comunque potessero estromettere la Paganese dai campionati professionistici. Onore e lode a te, perché sei comunque una persona molto ma molto caparbia e hai portato ancora una volta il risultato a casa. Sono contento di aver rivisto a fianco a te anche il direttore Deboli. Io ho fatto una guerra sui social, ho litigato spesso e volentieri con i tifosi del Messina, il direttore ne è testimone. Questa è stata un'operazione molto ma molto brillante, perché il direttore Deboli, e non è una sviolinata questa, al di là dell'amicizia che mi lega al direttore, penso che a Pagani abbia dimostrato di poter fare calcio in un certo modo, e se negli ultimi anni abbiamo sofferto un poco è perché c'è stata approssimazione nel voler fare un certo tipo di calcio. Io mi auguro e spero che quest'anno ci sia entusiasmo, però ti chiedo una sola cosa, perché molta gente mi ferma e mi chiede il perché. Riporta la Paganese a Pagani, falla allenare a Pagani, lo so che c'è il problema dello stadio, però avere la squadra qui allo stadio crea entusiasmo, crea aggregazione e crea soprattutto quel rapporto che si è un po' perso tra squadra e città. Al direttore ovviamente faccio gli auguri di un lavoro proficuo, ci aspettiamo ovviamente che ci faccia vedere un'altra volta il calcio che siamo abituati a vedere. In bocca al lupo e buon lavoro, grazie. Grazie a te. Volevo dire una cosa, non perché voglio assolutamente rubare la scena, però voi fate domande al presidente che riguardano anche lo stadio, perché portare, l'avrebbe detto il presidente, la Paganese ad allenarsi vuol dire parlare di campo in erba sintetica. In realtà noi abbiamo partecipato a tutti i tipi, c'è l'assessore allo sport, perciò c'è anche per questo, sulla carta noi abbiamo partecipato a tutti i bandi di finanziamento di rigenerazione delle strutture sportive, così come della rigenerazione urbana. Se dovessimo averlo e ottenerlo, noi stiamo lavorando per il campo, perché già ne avevamo parlato. Noi in realtà ci siamo un po' rallentati, perché il presidente ha detto Lello, prima un attimo come va il ricorso e poi operiamo. Però lui vorrei giusto per un attimo passare la parola a stesso, perché ne ha seguiti lui in prima persona questi bandi. Ne approfitto anche per salutare, perché è un bel segno, anche i consiglieri sia di opposizione che di maggioranza, sotto la stella siamo tutti quanti nella stessa maglietta, Vincenzo D'Amato, Bartolo e il presidente del consiglio comunale. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare prima il presidente che, come ha detto il professore Califano, ha portato questa nave in tempesta da 15 anni in porto, quindi grazie al presidente. L'arrivo del direttore Deboli ha creato entusiasmo, è stato veramente, noi ci crediamo, perché ultimamente tutte le cose che pensiamo riusciamo ad ottenere buoni risultati. Io diciamo porto un po', porto fortuna, anzi sono il portafortuna, ecco perché il sindaco mi ha messo qui, questa è la mia terza volta pure che sono in amministrazione, quindi dove vado, dove mi metto là si vince, quindi facciamo un po'
No, 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 dico meglio che bisogna sognare per poi raggiungere dei risultati, bisogna crederci. Noi ci crediamo, pure perché io non ho mai visto, questa è la mia terza amministrazione, un'amministrazione così tifosa. Il primo tifoso è il sindaco, tutti i consiglieri giovani, tifosi. Io sono leggermente più moderato, ma anche io ho fatto parte di un gruppo ultras, prima stava dicendo il direttore, è giovane, ha detto sì, siamo giovani, quasi 40, diciamo, e pure il sindaco è quasi 50, ha detto, ah, te li portate bene, però io ai tempi di quando c'era l'entusiasmo con Sasà Perrone, Santaniello, dentro e fuori, tante persone, tanto coinvolgimento, adesso si soffre un po'. Anche se siamo in Lega Pro, che l'abbiamo sempre sognato quando stavamo in eccellenza e dilettante, adesso si soffre perché ogni anno lottare per la salvezza non è che crea tanto entusiasmo. Il progetto, sempre che diceva il professore Califano, di coinvolgere le scuole, ne abbiamo parlato già qualche volta all'incontro con il presidente Trapani, ma non solo di coinvolgere le scuole, perché è lì che parte tutto, e creare poi senso di appartenenza, perché anche io sono un docente, quindi nemmeno a farlo apposta poi di scienze motorie, quindi ho insegnato alle scuole paganese e so che i bambini, diciamo la scuola ci tiene tanto ai calciatori, alla squadra locale, quindi dobbiamo assolutamente lavorare in questa direzione. Per quanto riguarda tutti i finanziamenti, come ha anticipato il sindaco, ci abbiamo anche un altro assessore tifoso, che lo saluto, che è Augusto Pepe, che è ai lavori pubblici, quindi lui segue principalmente tutti i bandi che riguardano i lavori pubblici, papà di un capo ultras, quindi siamo tutti ultras qui. Il primo, anzi, ci ha fatto soffrire fino alla fine la Paganese, perché quando andavamo al comune c'era un problema, il sindaco prima... Abbiamo un problema, fermo tutto, vediamo come. Quindi vi dico il clima che c'è in questa amministrazione, veramente ci teniamo tanto e speriamo di raggiungere livelli importanti. Non voglio dire altro, ma noi ci crediamo, quindi andiamo avanti così, credo sia un anno magico. Speriamo, dai. Buongiorno a tutti. Una domanda al Presidente, si parla ovviamente del campo, gli obiettivi, questo mese ci ha insegnato che c'è anche un altro obiettivo, che è quello finanziario, economico, da tenere sempre a mente, anche perché sono emerse altre questioni, no? Adesso questo debito è congelato. Ecco, se ci può spiegare, visto che quello che è successo dal 28 giugno in poi, bene o male è storia nota a tutti, quello che è successo prima, cioè come si è arrivati a questa situazione, e poi al direttore Deboli, si è aggregato da poco, ma chiaramente c'è da fare un lavoro anche in tempi rapidi, perché c'è la squadra non si era per niente allenata, quindi volevo sapere a che punto siamo da questo punto di vista. Grazie. Allora, per quanto riguarda la problematica, innanzitutto dobbiamo fare un ringraziamento infinito all'avvocato Lentini e al dottore Spera, che hanno fatto un lavoro eccezionale, pur avendo noi tutte le ragioni del caso, e hanno fatto emergere la ragione della Paganese. Il problema di questa società, che chiede supporto e aiuto alla città, al sindaco e a tutti gli imprenditori a livello economico, è proprio perché noi abbiamo una lite con l'Agenzia delle Entrate che vogliamo a tutta forza sistemare e mettere a posto, arrivare ad un accordo, e come la Paganese ha sempre fatto, pagare i propri debiti. Si è stato creato una situazione dall'Agenzia delle Entrate purtroppo spiacevole, perché noi avevamo fatto una richiesta di transazione fiscale e ci è stata negata. Quindi, negando la transazione fiscale, si poteva verificare il fallimento della Paganese, la scomparsa della Paganese e di conseguenza la perdita di un danno erariale, perché non avrebbe quindi
Due, non si è mai visto una disputa fra due soggetti trovare una soluzione che perdono entrambi. Di solito uno vince e uno perde, o vincono tutti e due. Sarebbe stato, secondo noi, più giusto accettare la transazione fiscale, anche perché la Paganese ha presentato documentazione idonea ad avere questa transazione fiscale, quindi pagare il nostro debito, l'agenzia incassa, la Paganese paga, si sistema e si va avanti quello che è il nostro obiettivo, perché solo per sottolinearlo, la stessa transazione che ha fatto la Paganese l'aveva fatta anche la Casertana ha avuto parere favorevole, la Paganese ha avuto il diniego, tra l'altro il 28 giugno, il che è l'ultimo giorno, una transazione fatta ad ottobre non è il massimo alla fine del trattamento che abbiamo avuto, però siamo pronti a superare tutte le situazioni, sperando che anche il fisco, l'Agenzia delle Entrate di Salerno e di Napoli possa avere una ragionevolezza in più, perché fortunatamente noi abbiamo fatto un ricorso alla Commissione Tributaria e lo stesso giudice, valutata la documentazione, ha ritenuto di sospendere quel diniego semplicemente perché sia nel merito e sia nel pericolo non ci voleva tanto per capire, far fallire la società, perdere i soldi. Quando io vedo la documentazione della società che può sostenere il piano che ha chiesto, è un qualcosa secondo me di sbagliato, e quindi dobbiamo anche tra virgolette essere grati alla commissione tributaria che ha fatto una valutazione secondo noi giusta, ma secondo il fisco deve essere giusta, perché una società che ha un debito, se tu la metti in condizioni di pagare, paga; se la fai fallire, non hai risolto altro che far scomparire una società e perdere i soldi. Quindi ci auguriamo che questa diatriba si possa chiudere a lieto fine con l'agenzia, perché è nostra intenzione rispettare i propri impegni. Come tante società che sono in crisi, noi abbiamo chiesto semplicemente una transazione fiscale per pagare i nostri debiti, come tante società stanno fallendo, e anche quest'anno ci saranno tante società che lavorano, tante società di calcio che purtroppo non riescono ad andare avanti, ma noi siamo abituati che se abbiamo una problematica, magari, come si dice, uno compra qualcosa, fa il finanziamento, lo paga rateizzato, però lo paga. E quello che noi volevamo fare ci è stato negato in una prima fase. È stato bravissimo il dottore Spera nel ricorso alla commissione tributaria, ottenendo la sospensione. È stato superlativo l'avvocato Lentini a far valere le proprie ragioni a livello amministrativo, perché erano convinti come me che noi avevamo ragione, perché la Paganese non aveva colpa. La Paganese tutto il corrente che doveva pagare l'ha pagato, tutti gli stipendi fino a giugno l'ha pagato, a maggio li ha pagato, fiduzione bancaria per iscrizione a campionato, quindi tutti gli adempimenti in capo alla Paganese. La Paganese l'aveva fatto. L'unica cosa che è rimasta fuori, questa transazione fiscale che non dipendeva da noi, ma dipendeva dall'agenzia se accettare o meno. L'agenzia ha deciso di non accettare questa transazione e di farci un diniego. Fortunatamente la legge dice che tu, pur essendo una pubblica amministrazione, deve essere motivato il diniego e valutata la documentazione. Valutato il giudice della commissione la documentazione, la Paganese ha ritenuto di sospendere questo diniego. Noi credevamo che con la sospensione del giudice noi eravamo iscritti al campionato, perché l'analoga situazione ce l'hanno creato il 2016, e il 2016 la Paganese aveva dovuto vedere vinte le proprie ragioni al TAR, quindi c'era già una sentenza che diceva nel merito che la Paganese aveva ragione, quindi non ci aspettavamo assolutamente che Covisoc ci buttasse fuori dal campionato. Abbiamo fatto ricorso a Covisoc e non ci aspettavamo che la federazione ci buttasse di nuovo fuori, invece siamo andati di nuovo fuori tutti increduli, professionisti, avvocati, tributaristi, noi, ma la questione è identica, c'è stato già un giudicato, perché nello stesso giudicato alla fine ripetere la stessa situazione? Però ai noi abbiamo dovuto subire tutto questo. Naturalmente ci siamo fermati perché eravamo già avanti con il progetto con il sindaco, sia sul lavorare sulla convenzione dello stadio, su a portare sponsor, a portare risorse, su quant'altro. Questo ci ha tagliato le gambe e noi come unica società ci siamo fermati rispettoso delle regole, e tante squadre erano in ritiro
anche se escluso dal campionato, la Paganese si è fermata, non per come qualcuno dicevi, stanno tutti di dire la Paganese è ferma, la Paganese è rispettosa delle regole, attualmente la Paganese era fuori dal campionato. Essendo fuori dal campionato non puoi andare in ritiro se sei una squadra non iscritta, non puoi prendere dei giocatori all'altezza perché non vengono, che tu sei una squadra non iscritta, e quindi abbiamo scelto di perdere un po' di tempo in più, di soffrire un po' di più, ma aspettare prima il verdetto giusto e poi magari partire in ritardo, ma partire dove oggi, se noi chiamiamo giocatori di livello che vogliamo fare un campionato diciamo un po' più sereno e tranquillo e toglierci qualche soddisfazione, non ci venga a dirci presidente ma come venga a pagare, tu sei fuori dal campionato, venga a pagare. Cioè, quindi oggi che la Paganese è iscritta, voglio dire riparte, e ribadisco l'intenzione della Paganese ferma e convinta che farà di tutto per arrivare ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate di avere un'agevolazione fiscale che ha chiesto sì, ma di pagare i propri debiti, perché la Paganese pagherà i propri debiti pregressi e quelli che effettivamente saranno i corretti. Ecco perché la società ha bisogno del sostegno di tutta la città, degli imprenditori e dell'apporto del sindaco per avere più risorse, perché poi prendere i giocatori verbalmente è facile, e i giocatori devono essere pagati, quelli bravi guadagnano qualcosa in più, quindi alla fine se tutto questo rimane solo un detto, vediamo di non soffrire, vediamo di non soffrire, ma se ognuno riesce a farsi una domanda senza rovinarsi nessuno, questo lo sottolineo a più non posso, ma se un tifoso, ma io che posso fare? Posso fare l'abbonamento per la Paganese? La faccio. Io posso fare questo? Lo faccio. L'unione fa la forza, la Paganese riesce a, al di là che deve riuscire per forza a pagare i propri debiti, perché i debiti vanno pagati e vanno onorati ed è intenzione della Paganese, sta facendo una guerra per pagare, non si è mai vista una società che corre dietro al fisco per pagare e il fisco dice no, devi morire, non voglio essere pagato. Ci è capitato anche questo, abbiamo visto di tutto nella vita, anche questo, ma noi siamo testa dura e quindi alla fine voglio dire, speriamo che li convinciamo a dire è meglio che ti prendi i soldi e noi continuiamo ad esistere e no che non moriamo e tu ti perdi i soldi. Con i professionisti incaricati speriamo di arrivare all'obiettivo, è l'aiuto che la Paganese chiede alla città, agli imprenditori, all'amministrazione, è proprio per far sì che possa ottemperare a tutte le pendenze pregresse e quelle che va a affrontare, perché come ho ripetuto già più volte, per fare un campionato ambizioso e prendere dei giocatori importanti c'è bisogno di più risorse. Se ci daranno una mano tutti quanti insieme riusciremo a fare l'uno e l'altro. Differentemente, se questa mano non arriverà, faremo come sempre quello che possiamo, ma faremo fatica poi a garantire un campionato ambizioso di un certo tipo. Quindi effettivamente ci aspettiamo risposta da tutta la città, perché credo che questa società dopo 18 anni ha poco da dimostrare, ha dimostrato già di voler fare calcio, di saper fare calcio e di essere tifosi della Paganese, ma se gridiamo a più riprese che abbiamo bisogno di aiuto per far sì a livello economico di costruire e vediamo che sono tutti soldi, forse arriveremo a pensare quelle che non vorremmo mai pensare e che neanche adesso voglio pensare, che la Paganese c'è o non c'è, fa lo stesso. E quindi effettivamente, date che vediamo che poi quando andiamo in una difficoltà, tutti i paganesi, ma tutti quelli che vengono allo stadio, quelli che vedono la partita, sono preoccupati e dispiace alla fine per questo, spero che, come ho già ribadito tante volte, c'è l'entusiasmo, c'è una rabbia e una voglia di ripartire dopo tante sofferenze che abbiamo passato, quindi noi siamo carichi, speriamo che la città ci dia quel supporto morale e contributivo economico per far sì che il sogno si possa realizzare, abbiamo una forza, che lo posso dire tranquillamente, di volontà e di disponibilità del sindaco veramente che mi conforta tantissimo, quindi alla fine noi ce la metteremo tutto per far sì che quest'anno possiamo fare un campionato importante e ripeto per arrivare all'accordo di sistemare le pendenze della Paganese. Quale sarebbe? Non mi ricordo. Sul mercato. Vabbè. Ma penso che ti ho risposto già, in che senso? Farò di tutto anche per farvi lavorare, io capisco. Però io devo pensare a quelle che sono le nostre esigenze. Ciò su un mercato ampio, aperto, con società, che giustamente quello che diceva il Presidente, che possono spendere e espandere,
Sulla carta possiamo partire battuti a livello di costi e qualità, ma non è così. Però se io faccio il mio lavoro e lo faccio con discrezione, sono convinto di poter mettere su una squadra degna di questa città, di questi tifosi, e di poterci divertire, perché ci dobbiamo divertire prima noi per farvi divertire. In che senso? Già nelle trattative che ho, diciamo, da due giorni portato avanti, il Presidente qui vi può dire la qualità di determinati tesserati. Io dico calciatori perché non sono tesserati, sono calciatori, ma dobbiamo anche mettere in condizioni dove noi abbiamo 8-9 contratti in essere, non è che possiamo tenerli e non pagarli, quindi li devo mettere nelle condizioni. Chi può andare via, lo facciamo andare via con la stessa volontà che io semmai farò spazio su altro, e dobbiamo far combaciare le due cose. Sulla carta ho detto al Presidente che lavoreremo per far sì di far resistere la società più anni possibile. Per farlo bisogna fare delle miscele giuste, giovani importanti, di società importantissime, non sto qui a dirlo, poi quando li vedrete arrivare è cambiata l'aria, si vedrà. E in più con quegli esperti giusti, motivati soprattutto, non solo a livello economico, che chi viene a pagare deve venire con voglia. E fin quando ci sono stato io è successo. Quindi voglio ritornare con la voglia e la forza più di prima, perché io non sono abituato a fare brutte figure come il Presidente e la società. Lo diceva prima, abbiamo sempre dimostrato quando c'erano, diciamo, forse più risorse. Adesso tutti quanti insieme sono convinto di poter mettere su una squadra importante grazie all'aiuto di tutti. Buongiorno a tutti. Gerardo De Prisco della città. Volevo chiedere al direttore se si è già sentito con il mister di Napoli, nel caso, nei limiti del possibile sempre, qualche opinione sulla rosa, qualche parola che vi siete scambiati, e poi il presidente ha parlato del ritiro, se è già previsto qualcosa, se è ancora una situazione in cantiere, oppure già è effettivamente preciso su quello che sarà il ritiro, luogo, data di partenza. Rispondi tu, rispondi. Il ritiro, no, abbiamo convenuto assieme col direttore e col mister che inizieremo sabato i giocatori che sono sotto contratto, e se arriverà qualcun altro, entro sabato faranno i tamponi e i test, che sono i test sierologici che sono obbligatori per il protocollo, e da lunedì si partirà a Pagani. In attesa che, se riusciamo a stretto giro, alla fine voglio dire a creare una rosa di 16, 17, 18 unità, poi verso l'8, il 9, il 10 di agosto la squadra andrà a fare 10-11 giorni di ritiro prima che inizi la Coppa Italia e alla fine. Quindi il ritiro non siamo partiti, perché per fare un ritiro deve avere un organico a completo, quindi non l'abbiamo ancora, e come sarà o a completo, ma neanche a completo, ma almeno al 70-80%, la squadra partirà per il ritiro, e noi contiamo per l'8-9 agosto di fare una decina di giorni di ritiro. Invece poi al direttore, se si è sentito con mister Nau, come è giusto che sia, mi devo interfacciare comunque con l'allenatore. È un allenatore che sta qui già da un anno, persona disponibilissima. Ci guardiamo in faccia e capiamo, lui sa chi sono io, so chi è lui, però io giustamente per dirti di mettere su carta una squadra consona a quello che vuole la società e vuole il popolo, dobbiamo capire tutte e due qual è la strada da intraprendere. Sa che io non mi soffermo su uno o due individui, ma ne interpello 100, 150, poi la vado, faccio la cernita, e quindi inerente sempre al fatto tattico, con lui ho parlato come vuole giocare, poi con me fa l'allenatore, e farà l'allenatore, le scelte le fa la società. Siccome si è affidato a me il Presidente, io sulle caratteristiche non transigo, non faccio entrare, porto il materiale consono a quello che è il tuo modo di pensare e di trasmettere sul campo. E sono sicuro che possiamo fare un buon lavoro, perché lo vedo disponibile, voglioso e contento.
Presidente, buongiorno da amico Salerno Sport 24. Volevo fare una domanda in merito a varie situazioni che stanno succedendo in varie squadre, sia di A che di C. Tante squadre stanno immunizzando le proprie squadre tramite le prime dosi di vaccino. La Paganese ha pensato a questa situazione e vorrei un pensiero sulla parziale riapertura degli stadi per l'anno prossimo. Grazie. Allora, noi per quanto riguarda la parziale riapertura sugli stadi, ci aspettiamo che possa essere di una percentuale quanto più elevata è possibile, fermo restando che ognuno di noi poi ci fermiamo che un fatto di passione, un fatto economico ci spinge a dire apriamo gli stadi alla fine, perché il calcio senza tifosi secondo me non è calcio. Questo fatto pandemico però ci fa mettere paura, perché poi dico si aprono gli stadi, ci sanno gli assembramenti, aumentano i contagi, voglio dire, quindi siamo in una fase un po' critica sotto questo aspetto, ma il nostro volere delle società naturalmente è quello di aprire gli stadi sperando in sicurezza, e speriamo che questa pandemia prima o poi andrà via, perché anche quest'anno noi dobbiamo riniziare con lo stesso protocollo. Ecco perché sabato i giocatori devono venire, devono fare i tamponi, devono fare il SIR, devono fare tutta una serie di procedure per il protocollo e poi possono iniziare gli allenamenti. Anche per chi fa i vaccini, comunque, almeno da quello che si dice, fino adesso approfondiremo meglio, non viene esonerato dai tamponi ogni settimana, perché i tamponi comunque saranno fatti. Quindi purtroppo si deve convivere con questa situazione pandemica, che speriamo tutti che alla fine possa finire al più presto. Speravamo che i vaccini potessero risolvere il problema, però stiamo capendo che i vaccini il problema lo stanno risolvendo a livello che c'è meno gente che va all'ospedale, c'è meno gente che muore, ma non si sta risolvendo proprio in termini di contagio, perché anche chi ha fatto il vaccino può prendere il virus, però magari lo prende in maniera lieve, e questo è importante, che non ci sono tanti morti. Però purtroppo dovremmo convivere con questa situazione e naturalmente attenerci ai protocolli, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, lo dovremo fare anche quest'anno finché ci sarà questa pandemia, e quindi andremo avanti in questa direzione. C'è qualche altro collega che vuole fare qualche altra domanda? Se no chiudiamo qui la conferenza stampa. Gli abbonamenti, c'è qualche idea? Gli abbonamenti? Stamattina proprio, la verità, ho paventato quest'idea, però non sapendo le percentuali dello stadio, quando possiamo aprire, quando non possiamo aprire, abbiamo deciso di aspettare ancora, anche perché con la capienza che noi avremo pochi posti disponibili, e quindi stiamo valutando se ci arrivano notizie più certe, poi se è il caso di aprire agli abbonamenti o se è il caso di aprire solo al biglietto settimanale, diciamo, per l'ingresso. Al di là del rapporto, no, che c'è tra voi due, è stato anche il fatto che magari il direttore poteva portare entusiasmo a farle prendere questa scelta qui, Presidente? No, io non l'ho fatto perché il direttore poteva portare entusiasmo, perché questo lo so, io l'ho fatto perché il direttore è un amico mio da 20 anni, è lui che mi ha catapultato in questo mondo 18 anni perché fa. Un guaio. La colpa è sua, e lui mi ha messo nei casini, e lui mo mi deve togliere dai casini facendo squadre per farci divertire e farci spendere il giro. Quindi alla fine noi ci eravamo già sentiti, perché ci siamo sempre sentiti, la stima e l'amicizia era sempre rimasto. Quindi quando io mi ero visto con lui non più tardi di una settimana, 10 giorni prima, noi poi subito dopo abbiamo avuto il problema dell'iscrizione. Io davo per scontato che lui rimanesse lì a Messina, perché pensi che abbia iniziato sul campo, e quindi stava già lavorando per il Messina, come giusto che sia, a portare a casa un'altra vittoria di campionato. Quindi alla fine poi improvvisamente questi del Messina hanno cambiato, voglio dire, eccetera. Io ne parlavo la sera prima con l'avvocato Chiaccio della cosa, della causa e quant'altro, e alla fine pensai, ma è possibile che Cocchini effettivamente, voglio dire, non rimane a Messina dopo aver vinto questa cosa? Al di là del fatto che io so qual è il suo valore e qual è la persona, voglio dire, eccetera,
aggiunta ad una scortesia secondo me che ha subito, che non doveva subire, ne ho approfittato immediatamente per dire, non ti potevo portare prima perché si stava a Messina. L'ho chiamato prima a fare i complimenti della... Lui mi ha fatto i complimenti, e ha detto, ma quali complimenti? Viene, iniziamo come prima, è quello che dobbiamo fare, vero, perché dobbiamo rinascere dalle cenere, visto che alla fine, voglio dire, che il pomeriggio stesso ci siamo visti e siamo qua e battaglieremo insieme per toglierci qualche soddisfazione. Va bene, quindi allora ringraziamo tutti i convenuti a questa conferenza stampa di presentazione della stagione 21-22. Grazie alla mia base, grazie al sindaco Petrisco, al presidente, grazie a voi, grazie a tutti i colleghi della stampa, ci rivedremo qualche altra diretta. Grazie a voi. Grazie.